Buongiorno a tutti! Vi piace la mia fascia con le orecchie belle? L'ho vista da Clio e l'ho ordinata subito su AliExpress ed è fighissima, è comodissima. Allora, non esco così in realtà, è sera e sono tornata a lavoro poco fa. Mi inizio a smontare dall'ambaradan di oggi. Perché? Perché ho voluto fare con voi il mi strucco con voi aggiornato. Anche se effettivamente non è che sia cambiato tantissimo, però più o meno qualcosina è cambiato. Sto utilizzando un prodotto per struccarmi che mi sto trovando benissimo perché mi lascia la pelle idratata e faccio bisocchi. Eccola qua. Questa è la Beauty Farm di Neve Cosmetics, che ho visto molte recensioni positive, quindi già ero partita a mille. Che bello, che bello, che bello. Infatti mi sto trovando bene, infatti è a metà adesso. Si può utilizzare in diversi usi, sia per come struccaggio, sia per fare una maschera idratante. In realtà adesso farò anche una maschera, ma non è questa. Questa qui la utilizzerò come struccante. Come struccante massaggiare questo prodotto su viso, collo e contorno occhi e sciacquare con acqua tiepida o rimuovere con un dischetto di cotone. Che faccio? Prendo il prodotto così, questa quantità qui, e inizio a massaggiarla dappertutto. Ciao, ciao, si è Halloween in realtà. Per rimuoverlo vado col panno che non è del tutto pulito, però questo qui che ho acquistato da Sephora, ma è un comunissimo panno di microfibra. Questo è il Make Up Eraser, quello più famoso in assoluto. L'ho comprato e strucca anche da solo, però mi piace utilizzare un prodotto. Allora adesso questo lo sciacquo dentro l'acqua, qui c'è una bacinella qui sotto, c'è la pelle morbidissima dopo questo latte. Ok, fatto ciò solitamente sciacquo il viso e applico crema contorno occhi e crema serale per l'acne che sto utilizzando e vado a dormire. Oggi però è uno di quei due giorni a settimana dove faccio anche la maschera e prima di fare la maschera faccio anche lo scrub, perché altrimenti non penetra bene la maschera, cioè togliamo già le cellule morte con lo scrub e subito dopo lo scrub faccio la maschera. Come vi ho detto non ve l'ho detto ancora, vabbè, questo sarà un top del 2016, ossia Actin Gel Detergente di Bioniche, che in realtà ormai lo utilizzo da anni. C'ha i granuli, è proprio per pelle a tendenza acneica, questi granuletti qui. E cosa faccio? In realtà uso il Clarisonic. Quindi quando vado di fretta non lo utilizzo, mo che c'è un po' più di tempo con voi lo utilizzo. Ho bagnato un po' la testina, ho messo il prodotto sulla testina e vado a massaggiare. Bagno un po' la spugnetta. Le setole, quale spugnetta, Simone? Sì, ho la pelle rossata perché molti di voi magari non lo sanno, ma le pelli grasse a tendenza acneica sono anche le più sensibili e che facilmente prendono fuoco e si arrossano. Quindi con la spatolina, oggi la chiamo spugnetta, spatolina, spazzola, può succedere. Ok, sciacquo il viso un attimino. E adesso vado a utilizzare questa maschera qui, che è la Instant Detox di Caudalie, che è una delle mie maschere preferite. Allora, vi dico cosa dice. È una maschera appunto detossinante che deterge in profondità, restringe pori, elimina impurità e tossine e restringe volte. Sì, vabbè, con una pelle defaticata. Applicare uno strato sottile due volte a settimana, lasciare in posa 5-10 minuti e risciacquare. Gli ingredienti sono argilla rosa, vinaccia e caffè. Mi piacciono molti i prodotti di questa azienda. Le maschere sono favolose. Vedete come? C'ho comunque molti brufoletti sotto pelle. Dovrei fare una pulizia del viso.
Solo che sapete, non mi fido molto delle pulizie del viso perché i vapori, io sono pure un po' di cuperosa, quindi per questo non mi piacciono. Però sapete se ci sono altri metodi per togliere questi brufoletti sotto pelle? Io non penso. Sto 10 minuti in posa, mi metto già il pigiamino e ritorniamo dopo per toglierla, per rimuoverla. Allora, si è asciugata, vedete? E vado a risciacquarla. Ho lavato il viso ed adesso vado ad applicare questo tonico qui che è il mio amore in assoluto. È della Elemis ed è un tonico che sa di lavanda, infatti ha queste petali di lavanda all'interno che va a restringere il poro e sento ancora di più una sensazione di pulizia. A volte lo evaporo perché comunque vedete c'ha lo spruzzo così. A volte lo evaporo, ma in questa situazione qui lo passo sul dischetto. Adesso vado prima con la crema contorno occhi, o meglio siero contorno occhi che sto utilizzando da poco. E questa è di Kiko, è un'antiocchiaia. È un'antiocchiaia anti-borse. Io però amo massaggiarli. Ed infine metto la crema che mi ha dato il dermatologo, che è quella per l'acne, perché ultimamente, lo sapete, ho avuto un acne più forte, eccetera, eccetera, mi sto trovando molto bene con questa. La marca si chiama Mask ed ha l'acido glicolico e ha l'acido retinoico. Ho fatto un'erogazione, cioè questa ce ne vuole veramente poco, perché altrimenti vi desquamate. Ma in realtà vi consiglio di andare al dermatologo, perché non ve lo consiglierei mai. Questo prodotto qui è molto forte, quindi se avete un'acne anche un po' più grave.